E adesso cominciamo la serie dei collegamenti proprio col successo della Roma a Napoli. Luigi Necco. La Roma è venuta giù con un centrocampista in più, forse addirittura due, e ha dato battaglia al Napoli senza Boniek ma con Policano. Su questo cross di Giannini, Föller tenta di testa di così entrare in contatto con Napoli. Roma quindi forte a centrocampo, Napoli non del tutto vivacissimo, Maradona sempre favoloso, bel passaggio a Giordano, ma Tancredi arriva insieme con Tempestilli prima. 20° minuto, la Roma trova un varco libero e Giannini, ottima la sua partita oggi, mette a segno l'1-0 per la Roma. Maradona spinge i suoi all'attacco e Francini di testa quasi sorprende Tancredi, ma Tancredi è bravissima a intuire, avete visto, la traiettoria del pallone. E così Napoli continua nel primo tempo, 34esimo questo, a attaccare la porta guardatissima dalla Roma e da Tancredi. Francini ha tentato un tiro che è andato alto. Anzi, sempre nel primo tempo al 45esimo, fermato da Ferrario, si è presentato in area anche a Signorini, forse aveva anche varco per tirare, ma non gliel'ha fatta in tempo. Secondo tempo è un Napoli diverso, un Napoli aggressivo, un Napoli con Maradona più determinato, e qui si imbrogliano Careca e si imbroglia anche la difesa della Roma, mancano l'occasione De Napoli e Giordano. E Garella dopo due minuti deve prodursi in questo salvataggio su punizioni di Desideri, ma Bianchi ha cambiato le carte in tavola, Carnevale al posto di Giordano e il suo tiro è alto dopo aver ben azzeccato lo stop. Sta alto ancora questo tiro, forse aiutatosi con la mano, e ancora i protagonisti dell'attacco del Napoli sono De Napoli, atterrato, punizione battuta da Maradona, Tancredi intuisce, manda in corner. Il corner è battuto e Desideri salva sulla linea di porta il tiro di Bagni. Questa Roma fortunata oltre che brava, e il Napoli è sfortunato, ma è come vedete con un palo di Careca su tiro suggerito da Maradona. Ancora la Roma in attacco, dopo il 20° abbiamo visto quel palo, 25° suggerimento di Giannini per Oddi, è facilissimo il raddoppio, 2-0, e la Roma ha ben ragione di esultare e di continuare la serie dei suoi risultati positivi sullo stadio San Paolo. Dopo poco ancora Giannini, ma stavolta Garella para con i piedi e con un buon intervento sventa un'altra minaccia. Maradona ancora in azione per Careca, che i suoi pallonetti li sa misurare e mette dentro il gol del Napoli. Gol della bandiera, si usa dire. E poco dopo Maradona lancia con la stessa traiettoria, stessa diagonale, Carnevale, ma ahimè ormai la partita è agli sgoccioli, e questa smorfia di Maradona fa capire come sia stata sofferta questa sconfitta, che per fortuna non costa molto al Napoli, come ha già detto Valenti. Bisogna soltanto dire, per carità, le battute bisogna farle anche quando si perde, non soltanto quando si vince, che Maradona sa trasformare spesso le smorfie in un sorriso. Arrivederci. Da Napoli abbiamo sentito Luigi Necco.